19:41, arrivo al Palasport di Villadose per la partita dell'anno. Come ti senti mentre stai prendendo la borsa? Carichi, oggi per forza tutti carichissimi. Oggi non ci sono scuse. C'è qualcuno che si caga addosso stasera. Te Pocio, come stai oggi? Benissimo. Io continuo a dire 3 a traffico alla fine e 4 a 3 alla fine. C'è proprio... 4 a 3 alla fine. E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti al Palasport di Villadose per seguire la partita che può valere una stagione. Rovigo versus Pernumia, sappiamo il coefficiente di difficoltà della gara, 52 punti per gli ospiti, 50 i vostri. Oggi è d'obbligo vincere per il sorpasso. Sì, oggi si decide il campionato, quindi dobbiamo essere carichi per forza, non ci sono scuse. Già dalle facce dei compagni vedo quanto siamo carichi e io me la sento bene, siamo in casa. Ovviamente è una partita difficilissima, però oggi sono fiducioso davvero. Come dicevamo prima, meno 2 dalla capolista Pernumia che affronterete quest'oggi. Oggi è l'occasione giusta per poter provare il sorpasso, visto che mancano 2 partite al termine del campionato. Sì, potrebbe essere l'ultima occasione per superare il Pernumia, però veramente oggi le motivazioni sono tantissime. Penso che tutti dobbiamo essere concentrati al massimo, sia perché abbiamo perso 2-1 all'andata, perché dobbiamo arrivare primi. E poi in settimana abbiamo lavorato molto bene, veniamo da anche ottime prestazioni, quindi dobbiamo continuare sulla scia. E allora noi adesso andiamo dentro con la prima rubrica di giornata, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a Fabio Di Mauro, che al prossimo video, come al solito, risponderà. Ragazzi, prima di lasciarvi al video, volevo portarvi all'interno di un'avventura epica nei mari di World of Warships. In World of Warships potrai immergerti nelle battaglie navali più epiche di tutti i tempi, con 650 navi d'epoca, 13 nazioni differenti ed il fascino marittimo italiano. Potrai vivere un'esperienza unica e senza precedenti. Ma World of Warships non è solo questo. Il gioco infatti offre una grafica mozzafiato, mappe dettagliate e condizioni meteorologiche dinamiche che influenzano totalmente il gameplay. Inoltre nel gioco potrete apprezzare anche il nostro bellissimo porto di Taranto, quindi se non avete avuto ancora modo di poterlo visitare dal vivo, potrete comunque farlo in maniera estremamente realistica grazie a World of Warships. E la grande sorpresa, il nostro capitano, che è niente meno Marco Materazzi. Sì, hai capito bene Fabio. E sì ragazzi, infatti il campione del mondo dell'Italia del 2006 è pronto ad alzare le vele e guidare la tua squadra verso la gloria. Con Materazzi al comando affronteremo le onde con stile e determinazione, qualità che di certo non mancavano all'ex star italiano. E ora l'offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Infatti registrandoti attraverso il nostro link potrai ottenere un fantastico starter pack dal valore di 30 euro. Starter pack che include Marco Materazzi come capitano ed altri incredibili bonus. Inoltre, partecipando al concorso sul sito che vi mostriamo entro il 20 maggio e partecipando ad almeno una battaglia, avrete l'opportunità di vincere un fantastico PC personalizzato. Dunque, non perdere altro tempo e registrati cliccando subito sul nostro link. Link in descrizione che vi darà modo di scoprire un mondo di avventure nuovo e senza limiti. Noi non abbiamo null'altro da aggiungere se non che ci vediamo nell'acqua dei mari, capitani. Andiamo dunque dentro con la prima domanda da parte di AndreBio78 che ti dice: onesto, ti senti uno dei più forti di YouTube Italia? Ah, domanda scomoda. Penso di sì, però penso anche che non l'ho dimostrato appieno. Ho avuto un po' di difficoltà, secondo me, soprattutto agli inizi, a dimostrarmi veramente per, secondo me, quello che potrei fare anche. Non so, un po' di ansia, visto che ho sempre seguito YouTube e quindi partecipare a questi eventi all'inizio mi dà molta ansia. Però penso che con il tempo, nelle ultime prestazioni, mi stia liberando un po' da quel pensiero e riesca più a concentrarmi sul giocare. Secondo quesito di giornata, che poi si collega un po' al primo, da parte di Matteo Spadafora: Fabio, nell'ultimo anno sei migliorato tantissimo, soprattutto davanti alla telecamera, oltre che in campo. Cosa ti ha portato a questo miglioramento secondo te? Essere costretto a farlo per forza. No, è normale che con il tempo si migliori. Sì, dai, questo mi ha fatto bene, penso, anche nella vita normale. Magari invece all'inizio la sentivo un po', visto che sono sempre stato ripreso, però non mi sono mai esposto in prima persona. Poi un po' di mio sono timido, quindi lo sentivo l'imbarazzo davanti alla telecamera. Adesso sono più tranquillo. E ora invece andiamo dentro con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza, per decidere l'esultanza che vorrete che Fabio Di Mauro faccia nella prossima gara. In quella odierna, quale farà? Andiamo a vedere le proposte di questa giornata. Prima proposta di giornata da parte di Trucedrama1718 che ti dice: la camminata di Conor McGregor. Fa ridere, bella bella, ci sta. Swizzy trattino basso 334 ti dice: fai l'esultanza di Di Marco, ancora in voga dopo l'ultima giornata. Eh sì, questa è bella, poi ce la chiedono sempre, quindi può essere una potenziale vincitrice. Valentina Aldibeck 2626 ti dice: fai la maglietta come Balotelli, why always me. Anche questa fa ridere, però poco da dire why always me alla gente, non lo so. E adesso andiamo dentro con l'ultima richiesta di giornata da parte di Limone Felice 20 che te ne chiede a Bizzeff. Prima l'autoapplauso in tribuna, poi il selfie alla Totti. Quest'oggi invece ti dice: Fabio, basta, ti stai salvando sempre all'ultimo, ti propongo la sfida finale. Fabio, fai l'esultanza mostrando in cam una maglia sotto la divisa con scritto Limone Felice uguale mio incubo. Non ti voglio condizionare, ma è l'esultanza che ha avuto più adesioni questa giornata. La maglia sotto la divisa non la metto, non riesco a giocare, mi dà fastidio. Non lo so, si potrebbe fare se qualcuno mi passasse la maglia. E ora andiamo a fare un rewind di tutte le proposte arrivate quest'oggi. Opzione A, camminata di Conor McGregor. Opzione B, l'esultanza di Di Marco. Opzione C, l'esultanza di Balotelli, why always me.
Opzione D, fare la maglia, limone felice uguale mio incubo. Allora, come prevedibile, la prima che escludo è l'opzione C, Why Always Me. La sento poco mia. L'altra che escludo, direi la camminata di McGregor. No, era carina la camminata di McGregor. Sì, sì, però più per le altre. Una perché è il top comment, l'altra perché è quella di Di Marco che ci chiedono sempre. Attenzione, quindi... attenzione, perché limone felice è arrivato in finale. Dopo le volte precedenti in cui non è mai arrivato a questo scenario, ora la situazione si fa interessante. Per la prima volta nella storia limone felice è arrivato in finale. Il fatto che sia top comment mi condiziona. Opzione B, esultanza di Di Marco. Opzione D, limone felice, qual è il mio incubo? È una scelta difficile. Cioè, abbiamo la maglia, il pennarello per scrivere. Io la maglia nell'evenienza l'ho presa. Il pennarello... Vabbè, come la volta scorsa dico che quella che mi piace di più è quella di Di Marco. Te quale vuoi? Io direi limone felice tutta la vita. Vabbè, un po' per pietà, accendiamo questa di limone felice. È la tua risposta definitiva? Vabbè, l'accendiamo. E allora ragazzi, eccoci giunti all'epilogo praticamente conclusivo di questa stagione. Non si deciderà il campionato quest'oggi, ma poco ci manca. 21esima giornata di campionato, decima di ritorno, ma quel che conta è vincere, perché è l'unica probabilmente occasione che avrà il loro Vigo da mo a fine stagione, due partite rimanenti, per il sorpasso sulla capolista e provare a conquistare questo storico campionato, che sarebbe il primo nella gestione Meringues. Allora vediamo quale sarà l'epilogo di questa sfida, ma andiamo prima ad accennare due dati su questo incontro. Un Rovigo secondo in campionato, a meno due appunto dal Pernumi, a 108 le reti realizzate, 41 quelle incassate, primo miglior attacco, seconda miglior difesa. Un dato incoraggiante per Fabio e compagni è che la formazione di Mister Gonzato incassa meno gol in casa. Il 63,4% infatti dei gol presi avviene fuori dalle mura amiche, e il restante 36,6% appunto in casa. E se i padroni di casa non vengono da una brutta prestazione, parlano comunque le 5 reti contro lo Jespor a Chioggia. Altrettanto buono il periodo di forma per il Pernumia, 12 risultati utili consecutivi, 4-1 l'ultimo risultato, vittoria appunto per i neroverdi in casa per 4-1 contro la Juvenilia Padova. Per Bertotti e compagni 83 le reti realizzate, quinto miglior attacco della stagione, 35 quelle incassate, prima miglior difesa. E anche in questo caso viene a favore un dato per il Rovigo, infatti il 60% delle reti incassate da parte dei neroverdi viene fuori dalle mura amiche, il 40% delle reti incassate invece in casa. Situazione capocannonieri per il Rovigo, c'è sempre Fabio Di Mauro con 28 realizzazioni in stagione, 22 in campionato. Dalla parte posto invece c'è un Federico Bertotti incontenibile, 36 i gol per lui, a meno uno da Grigoras e Nedelcu, che contendono il primo posto della classifica capocannonieri. E noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutte le nostre cam per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa stagione e di questo match. Andiamo a scoprirlo assieme. Signore e signori, benvenuti al palazzetto dello sport di Villa d'Ose. In un clima surreale si vedrà la 21esima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Un palazzetto pieno di tifosi quest'oggi per seguire la partita dell'anno, per capire se il loro Vigo merita di andare in C2, e questa forse è l'ultima chance per poterlo capire. Vediamo la classifica: per Numia 52, Rovigo 50, manco a dirlo, ed obbligo la vittoria per provare il sorpasso e accaparrarsi questo campionato che sarebbe il primo in oltre 10 anni in casa Meringues. Intanto la foto di rito anche per il Pernumia, per provare a immortalare quella che potrebbe essere una giornata epica anche per i neroverdi. Ed ora però andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo, e partiamo dal Rovigo che schiera Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Amen Sherwood e come pivot Raffaele Garofalo. Dalla parte opposta invece per il Pernumia troviamo Bagatini in porta, che ha vinto il ballottaggio con Biscaro, ultimo Oxa, laterale destro il capitano Piva, a sinistra Bertotti e come pivot Benetton. È tutto pronto, la tensione è palpabile nell'aria, le indicazioni di Pasello, Bagatin sistema la porta mentre Benetton attende solamente il fischio che arriva ora e lascia la palla al 10, carica subito il destro Bertotti, poi ci riprova anche Benetton, rimessa in gioco in favore del Pernumia. Morello tocca corto per Fabio Di Mauro, che gestisce il primo possesso della sua giornata da questi Asher, che scambia col 14. Il 7 va dal 9, il tunnel su Benetton, poi arriva Piva a metterci una pezza, ottimo lo squillo qui da parte di Fabio Di Mauro, che ora batte la rimessa per il Pocio che calcia, Bertotti davanti a lui si immola, ma ancora il 14 di prepotenza, ne ha due addosso ma non gli importa, gioca poi sul secondo Oxa prima di Garofalo, calcio d'angolo per i Meringues con Fabio che scambia con Sher, poi cerca il secondo palo, allontana Bertotti, riparte Benetton che va da Oxa, che torna dal 13, che sbaglia poi il 10, alta sopra la traversa. Cosa si è mangiato qui il Pernumia? Per fortuna del Rovigo, Morello verticale, alta direzione Garofalo che prova a gestire un pallone difficile, e allora Piva se lo va a riprendere, Bertotti dalla parte opposta prova a sprintare, non calcia una volta, calcia poi Morello in fallo laterale, ritmi subito altissimi con Piva che va all'indietro ancora per Bertotti sul fondo, secondo squillo nel giro di pochi istanti da parte dei neroverdi. E ora Piva, il capitano, che va da Bertotti, sfida FDM che prova a contenerlo e ce la fa.
il duello su quella fascia sarà una costante della giornata di oggi. Vediamo come si svilupperà con Oxa che torna dal 10, nonché il vice capocannoniere del campionato di Serie D. Piva verticale Benetton che cerca un rimorchio, lo trova nel 6, che va da Bertotti, il suo destro. Pasello ci mette la mano e si rifugia in calcio d'angolo. Sherrud. Morello cerca il numero, alza una palla rischiosa, poi se la va a riprendere il 14, che va da Fabio Di Mauro, va sul destro, si prova il 9! Il miracolo incredibile di Bagatin sulla fucilata, col piede non suo, con il destro, da parte di FDM. Rivediamo il replay. Buono il guizzo su Oxa, poi la cannonata da parte di Fabio disinnescata da Bagatin a dirgli di no alla rete che poteva valere l'1-0. Tra l'altro il pernume è l'unica formazione dell'intero campionato a cui Fabio non è riuscito a mettere a segno una rete, almeno fino ad ora. Allora torniamo in campo e vediamo Sherrud su fallo laterale, tocca corto per Fabio che calcia ancora Bagatin, poi Oxa prova a contenere Garofalo e cerca di districarsi in mezzo al traffico il 5 e ce la fa, però è rimessa ancora per il Lodovigo. Sherrud riceve da Eze la verticale del 7 per il 10, che vuole tornare ancora da Sciere 7. Sherrud fa fuori anche Bagatin che esce a vuoto. Fabio Di Mauro pensa alla conclusione che prova, respinta da Bertotti, poi il 9 prima del 10 avversario. Ora cerca di amministrare il possesso Fabio Di Mauro con l'aiuto del Pocio, che la tira addosso a Piva, rimessa in gioco in favore del Lodovigo. Sherrud, sempre Morello, verticale direzione Garofalo. Fabio si inserisce, il 10 lo vede, lo va a pescare. Ora la parata ancora di Bagatin sulla punta dello scarpino destro di Fabio Di Mauro. Ancora una volta non trova gioia il capocannoniere del Lodovigo. Occhio a Benetton innescato da Pulsa, ci prova il 13. Pasello gli dice di no e prende anche di fatto un calcio all'altezza della pancia. Si rialza però l'uno del Lodovigo senza particolari problemi. Oxa, rinvio lungo, Fabio Di Mauro recupera, ne ha due addosso, guizzo del 9 che poi tunnella ancora una volta sul 5 avversario. Qui forse anche un fallo, non secondo il direttore di gara. Il 9 va dal Pocio che ci prova col tacco Garofalo, la sfiora soltanto, ma non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta. Bertotti si accentra, poi cerca ancora una volta il compagno con la 5, che prova una soluzione di gioco, va sull'esterno il suo destro, Pasello gli dice di no, attenzione che la porta è parzialmente scoperta. Si riposiziona Pise mentre Bertotti sfida ancora una volta FDM, che dice di qui non si passa. Riconquista Sherrud, ripulisce il Pocio, può ripartire ora il Lodovigo. Pasello, corto per il 14, che cerca ancora una volta il proprio pivot Garofalo, ottimo il lavoro sulla linea indietro per Fabio Di Mauro, la chiusura ancora una volta di Oxa, ma sta spingendo il Lodovigo col Pocio che va da Fabio Di Mauro, verticale per Garofalo che torna dal 9 in 2 addosso ad FDM. Un pernumia fabiofobico in questi primi minuti, ma torniamo in campo perché c'è Pulse che va da Milesi, che cerca una soluzione, forza la verticale, ma è una buona idea perché la palla passa per Oxa che cerca lo spazio per il destro, Pasello gli dice di no, Morello addosso al 5, si porta a casa anche una rimessa dal fondo. Garofalo all'indietro sempre per Eze, che allarga il gioco a sinistra direzione Fabio Di Mauro, tutti gli spazi sono intasati, suo l'attacco troppo arretrato, Mariotto deve sforzarsi per tenere la palla in campo ma ci riesce, poi va in verticale sempre per Garofalo che sta facendo un gran lavoro, poi si gira col sinistro, non inquadra però lo specchio della porta. Ottimo qui però il movimento per girarsi da parte di Raffa, e ora Milesi, Mariotto prima di Oxa che calcia lo stesso, Pasello però para. Rimessa in gioco per Ez, che va da Mariotto, da questi a Fabio Di Mauro, che torna da Ayrton, che pensa e prova la conclusione. Di poco a lato ci ha provato anche Ayrton Mariotto, che rimette ora il pallone in gioco andando dal Pocio. Sempre Fabio Di Mauro di fronte a Milesi, tutti gli spazi intasati, in tre giocatori convergono verso il classe 2002 con la 9 sulle spalle, che dialoga col Pocio per cercare spazio, lo trova, ma Milesi gli rimpalla ancora la conclusione. Mariotto, Eze, cerca e trova Fabio Di Mauro che si gira, Milesi, poi va al sinistro, Bagatin, ancora una volta a dire di no, esulta come se avesse fatto un gol, Mariotto all'indietro per Fabio Di Mauro, e ancora una volta il miracolo da parte di Bagatin, che sta diventando veramente l'uomo più buggato del pernumia. Rivediamo la conclusione con la punta delle dita, sventa un tiro che sarebbe andato dritto dritto sotto l'incrocio. Davvero si sta prendendo la squadra sulle spalle Fabio in questo primo tempo, ma non sta riuscendo a sbloccare il match. Mariotto prova a calciare, la palla era quasi passata sotto le gambe, ma prima che potesse arrivare Chinaglia blocca la sfera Bagatini. Intanto c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro a Lino Loato quando corre il numero 23 sul cronometro. Milesi dentro per Pulse che prova a calciare, conclusione rimpallata sia da Lino Loato che da Ayrton Mariotto. Riparte Chinaglia, spazi intasati, serve gestire, e allora a chi fare affidamento se non al Pocio?
Morello. Attenzione al fallo laterale del Pernumia con Piva che lascia Benato, Salmaso al centro, Mariotto di conquista, rischia un po' con Morello. Arriva Loato a dare manforte alla difesa e a far ripartire il Poccio che fa fuori Salmaso, fa fuori anche Bertotti, si infiamma l'italo argentino che poi va a destra da Chinaia che torna da Morello. Bagatini in presa sicura, attenzione perché ora il Rovigo è scoperto e gli manca il suo ultimo più importante, lo sa Salmaso, conclusione alta dell'11, partita spettacolare con Morello che verticalizza ancora per Chinaia che non riesce a gestire questo pallone, ma neanche Bertotti, Piva allontana, male Mariotto di conquista, allarga a sinistra per Loato, il suo mancino, Bagatini in calcio d'angolo, quando ci saranno 2 minuti di recupero, siamo ormai alle battute finali di questi primi 30, si rimane sullo 0-0. Piva dentro Benato che sbaglia il passaggio, riconquista però il 4 che dialoga col 6, allarga il gioco a sinistra per Bertotti, il suo destro di pochissimo lato, aveva la palla buona per l'1-0 il Pernumia, ma i ragazzi di Mister Scarciolla non sono riusciti a capitalizzare al meglio quanto prodotto. Si chiude reti bianche il primo tempo, 0-0 il secondo del campionato, il Pernumia ancora primo, serve qualcosa in più ragazzi di Mister Gonzato per provare l'impresa, per provare il sorpasso. Dunque ragazzi, eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio dice 0-0, una partita bellissima. Tra l'altro il secondo 0-0 della stagione in campionato, avvenuto sempre su questo campo, il primo al termine della prima frazione di gioco contro la Juvenile Padova. Oggi c'è il secondo, una partita comunque estremamente ostica, dinamica, sembra veramente di essere in un'altra categoria, ritmi non da Serie D. L'uomo più pericoloso per i padroni di casa ancora una volta è Fabio Di Mauro, che si è avvicinato in più riprese alla rete, un gol che non vuole proprio arrivare, una maledizione per lui contro il Pernumia, e almeno in questi primi 150 minuti non è riuscito a mettere a segno nessun gol contro i neroverdi. Ma c'è tutta una ripresa da giocare, un Rovigo che ha come unica priorità quella di portare a casa i 3 punti, di provare il sorpasso sugli ospiti e accaparrarsi questo campionato di Serie D di futsal. Allora noi andiamo a vedere come finirà, e sempre forza Rovigo! Bentornati a tutti al Palasport di Villa Dose per seguire assieme il secondo tempo di Rovigo Pernumia. Nonostante il risultato 1-0-0 per l'appunto, molteplici le occasioni, partita spettacolare. Fabio in più riprese impensierito Bagatin che oggi si è superato. Nel finale Bertotti poteva portare avanti i suoi e si riparte con lo scarico all'indietro di Garofalo. Hoxha va da Pulse, da questi a Bertotti. Ancora per il 5, si alza Scher, alza la pressione il Rovigo, allora va al lancio lungo proprio l'8, direzione Salmaso che calcia, Pasello para, ma la sfera era uscita, aveva varcato la linea blu. E allora si riparte con Sherrud che va da Ezechiel Morello, ancora Garofalo che prova a tenere sulla squadra, poi Scher 7, Sherrud il numero su Pulse, slalomeggia il sinistro, direzione secondo palo dove per poco non si avventa anche Garofalo, ancora una volta la risposta di Bagatin. Di Mauro, dentro per Morello, ancora Scher, vorrebbe palla il numero 9, lo accontenta il 7, il dialogo tra i due, ma si ritorna indietro perché si chiude a riccio il Pernumia, Fabio Di Mauro, la forbice su Bertotti, passa, poi gioca al centro, in calcio d'angolo mette la palla Hoxha, e ora ancora una volta forcing Rovigo, Scher 7 Di Mauro, palla altissima, non ha trovato particolare fortuna qui Fabio, Sherrud riceve da Morello. Davanti a sé a Pulse, lo sfida il 7 che poi imbuca in verticale direzione Garofalo che allarga per FDM il numero su Bertotti del 9 che poi va dal 10 che si divora la palla del potenziale 1-0 numero da parte di Fabio Di Mauro che aveva lasciato lì sul posto il suo diretto marcatore, non uno qualunque bensì Federico Bertotti dal palmarès invidiabile a livello calcettistico. Rivediamo il nostro replay, qui depone sul fondo, avrebbe potuto fare qualcosa in più il pivot con la 10 in questa circostanza. Intanto Salmaso passa su Morello, fa fuori anche Pasello, la palla è buona per Bertotti che calcia Morello sulla linea, poi l'11 esterno della rete ad un passo dal vantaggio il Pernumia che non riesce a centrare lo specchio della porta, una lettura non felice di Morello in una prima istanza, in una seconda rimedia alla grande sul sinistro di Bertotti, para, sposta anche la porta, Salmaso sul fondo ed ora si riparte con il possesso del Rovigo che ha rischiato tantissimo, lo sa Pasello che si è visto gli spettri della rete dell'1-0. Garofalo, ottimo il lavoro su Hoxha, poi allarga il gioco per Fabio che calcia Bagatin come meglio può, ma non è finita, insiste il 9 che prova a portarsi a casa qualcosa e ce la fa, si porta a casa un prezioso calcio d'angolo. Sherrud all'indietro per il Poccio Morello, si alza FDM, il 14 va dal 10, la sponda per il 9 che cerca di tenere in campo questo pallone, forse sarebbe stato meglio farlo uscire, attenzione Salmaso che prova a ripartire, Fabio Di Mauro col tacco una volta, poi due e fa ripartire Garofalo in 1v1 dalla parte opposta, calcia il 10 sul fondo di pochissimo da una parte all'altra, è futsal champagne.
Eze riceve da Pise, poi il Pocio va da FDM che difende la palla dalla pressione di Bertotti, restituisce al 14 che verticalizza per Garofalo che prova a girarsi, miracolo di Bagatin, poi Salmaso la tiene viva, Pulse prova a ripartire, rischia tantissimo, rischia anche Salmaso, Garofalo riconquista, Sherrud ripulisce e la mette dentro, amen, CR7 Sherrud quando corre, il minuto numero 36, ne fa 26 in stagione, 21 in campionato, l'uomo della provvidenza, il Palasport di Villadosa esplode e ora sembra il Maradona perché questo è un gol che può decidere la stagione, il Rovigo momentaneamente 53 per Numia 52, manca tantissimo da giocare ma è un gol che sblocca una partita terribilmente difficile contro un Bagatin che veramente ha parato anche i granelli di sabbia quest'oggi, e Eymen Sherrud lo buca e lo fa alla sua maniera con una giocata da urlo e ora il Rovigo è a più uno, c'è tantissimo da giocare, ripetiamo, ma questo è un gol veramente che può piegare le sorti del match quantomeno a livello psicologico, soprattutto in un clima così, riparte Bertotti, FDM lo blocca, ancora una volta su quella fascia sta avendo la meglio il 9, ma attenzione a Piva che prova a ripartire con l'aiuto di Oxa, Bertotti davanti a sé al Pocio, prova ad accendersi e ad accentrarsi il giocatore nero-verde che calcia, Pasello in due tempi, la tiene lì e la spegne, Oxa gioca corto direzione Capitan Piva, che larga a sinistra per Bertotti, punta ancora FDM che riconquista la sfera, gioca per Mariotto, può ripartire in 2v1. La palla giocata dall'8 però non è delle migliori. E allora ancora il 10, dentro Piva, verticale a cercare Benetton, capisce tutto il Pocio, che poi tunnella così sul 13 avversario, lo prende quasi in giro, gli suola davanti alla faccia, verticale ora FDM, spinto da Oxa, intervento sicuramente falloso, non ravvisato però dal direttore di gara, e ora c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro l'autore del gol, Eymen, CR7 Sherrud che gioca, ora indietro per il Pocio, verticale Garofalo che si allaccia con Oxa, prova a girarsi il 10, non riesce, buono il dribbling poi del 5, del Pernumia che imbuca dentro Benetton che si divora la palla del potenziale pareggio. Pasello gioca la sfera corta per il nientrato Guaraldo al posto di Scher, la palla lunga del 3 per il 10, il pallonetto di Raffa, Raffaele Garofalo, 28 in stagione, 21 in campionato, l'abbraccio in tribuna, è un gol che pesa come un macigno, arriva l'abbraccio anche da parte di Scher e di Fabio perché il gol del 10 del Rovigo è tantissima roba e soprattutto porta il passivo a più 2. Rivediamo il replay, esce fuori Bagatina a vuoto, il tocco sotto con l'esterno del piede destro da parte di Raffa, è una sentenza per la squadra nero-verde, rivediamo anche dalla nostra seconda inquadratura la bellezza di questo gol, ma soprattutto l'importanza, come si suol dire, i gol non si contano ma si pesano, Raffaele Garofalo ha fatto entrambe le cose perché questa è la 28esima rete in stagione e lo porta ad agganciare Fabio Di Mauro nella classifica capocannonieri generale ed inoltre, manco a dirlo, è un gol che può valere tantissimo per il Rovigo, intanto Oxa prova a calciare, Pasello risponde e poi il Pocio Morello consente l'uscita dell'uno che può arpionare la sfera e far rifiatare i suoi, Eze va a pescare a Ligno tra le linee che fa fuori Oxa, poi il suo sinistro neutralizzato in due tempi da Bagatin che la tiene lì. Rimessa in gioco per il Rovigo, Benato Milesi, scambiano i due, periscano un po' sulla pressione di Garofalo, attenzione c'è il portiere di movimento, calcia il 10, calcia il 7, non si capisce più niente, un parapiglia, si salva Milesi e poi la tiene lì Oxa e fa ripartire Bertotti, attenzione 2v1 col 10 che cerca Salmaso, palla troppo lunga per fortuna del Rovigo, si passa da un'azione all'altra e non c'è un attimo di respiro con Bagatin lunghissimo, Pasello esce coraggioso, Milesi cerca di ripulire e imbastisce un'azione di gioco in combutta con Salmaso, Milesi di pochissimo lato vicino alla palla che avrebbe potuto riaprire il match. Calcio di punizione ora con Mariotto che va da CR7 Sherrud. Il 7 torna dall'8 che si gira bene su Milesi. Poi la palla direzione secondo palo. Per poco non ci arriva Garofalo. Benato su fallo laterale gioca corto per Milesi. Il dialogo tra il 4 e il 9 che prova ad avanzare. Poi chiuso da Danny Fabio che si va a riprendere la sfera. Attenzione perché c'è sempre il portiere di movimento. Prova a ripartire Garofalo. Messo giù da Salmaso. E arriva anche il cartellino giallo per il numero 11 del Pernumia che ferma quella che poteva essere una chiara azione da gol. Milesi su calcio di punizione, corto sempre per Benato, ancora il 9 per il 4, forza la verticale, la palla passa però per Salmaso, diventa buona per Oxa, carica il destro, para Pasello, Danny Fabio in avanti, Garofalo la domestica, non c'è il portiere, Raffaele Garofalo! E sono 22 in campionato, 29 in stagione ed è il colpo del capo perché nel primo dei due minuti concessi dal direttore di gara pare non esserci più tempo per i neroverdi per ribaltare una sfida che è stata bellissima e ora anche l'esultanza con tutti gli ultras venuti questa
Foggia a sostenere i ragazzi. Un grandissimo grazie va anche a loro, perché questa vittoria sicuramente è parte anche del pubblico del Villa Dos Angeles. Rivediamo intanto il replay. Bellissimo lo stop orientato di Raffaele Garofalo, che si crea la palla gol perfetta. Non poteva veramente nulla Benato, non è ovviamente portiere, sicché Raffaele Garofalo ha fatto quello che è il più semplice dei gol. Ma adesso manca pochissimo. Vertullo si va a riprendere la sfera su Bertotti. Carica il destro, para ancora una volta l'uno del Pernumia, che la tiene lì e rilancia lunghissimo. Ma non c'è più tempo, è game over. Il Rovigo vince per 3-0. Un risultato netto che proietta la squadra di mister Gonzato verso la vittoria di questo campionato. C'è l'ultima impresa però, quella contro il Petrarca. Non bisogna sottovalutare quella sfida, ma ora sicuramente tutto nelle mani del Rovigo, che ha più uno dai ragazzi di mister Scarciola. L'abbraccio tra Fabio e Cher, perché post Torreia sembrava veramente essere sprofondati nell'abisso, nell'inferno. Ma quest'oggi in quel di Villadose si avvertono delle vibes che sanno tanto da paradiso, che sanno tanto da C2. Serve l'ultima impresa, come abbiamo detto anche in precedenza, perché entrambe le formazioni avranno partite sulla carta facili, ma quando c'è un campionato da vincere nessuna partita è facile. E allora noi adesso andiamo nel post gara. E allora ragazzi, eccoci finalmente nel post partita di Rovigo Pernumia. Il punteggio finale 3-0 in favore dei padroni di casa. La decidono CR7, la doppietta di Raffaele Garofalo, una partita super, e c'è il sorpasso nei confronti dei neroverdi. Un primo posto più uno, adesso serve il Petrarca, l'ultima impresa per chiudere al meglio questo campionato da capolista e vincere questo scudetto della Serie D di futsal. Sì, oggi è stata una vittoria importantissima, la più importante della stagione. Abbiamo fatto una bella partita di squadra, compatti, abbiamo avuto pazienza anche dopo il primo tempo finito 0-0. Abbiamo continuato ad aspettare e alla fine è andata bene, quindi complimenti a tutti. Comunque ci dispiace per Limone Felice, non siamo riusciti a far vedere la maglia, e il Pernumia resta l'unica squadra in questa stagione nel campionato in cui non si è riuscito a fare gol. Una maledizione. Sì, mi dispiace per la maglia, già che l'abbiamo fatta, io direi che la prossima volta, se facessi due gol, dedicherei anche una Limone Felice, che mi dispiace per lui che commenta sempre. E niente, sì, oggi ha giocato anche l'altro portiere e si è rivelato anche lui fortissimo. Sono andato un po' in difficoltà, però con la pazienza ci siamo riusciti a segnare, e bravi anche Share e Raffa che hanno concretizzato. E invece, per andare a parlare di minutaggio, cosa che non avveniva dal balsa, come mai nel secondo tempo hai giocato così poco? Non lo so, questo devi chiedere al mister, sono scelte sue, ma comunque alla fine abbiamo vinto, quindi va bene così. Non mi faccio domande e sono felice per la squadra e per i compagni, e anche per me, perché era un obiettivo che comunque mi ero posto all'inizio del campionato, quello di vincerlo. Eh sì ragazzi, come dicevi anche a Torreia, dipendeva tutto da voi nelle ultime 5 e così è stato. Adesso serve l'ultima impresa, quella di Petrarca, che sarà una partita comunque non facile, perché è una delle formazioni più in forma del campionato attualmente, quindi è una partita comunque da non snobbare. Sì, non dobbiamo assolutamente sottovalutarla, sarebbe un peccato incredibile vincere questa e poi perdere a Petrarca, quindi dobbiamo stare concentratissimi, impegnarci tutta la settimana già dagli allenamenti e giocare tranquillamente, perché possiamo batterli benissimo. E allora eccoci nel post partita con uno degli MVP di quest'oggi, se non l'MVP. Tra l'altro ha giocato tutti i 60 minuti, cioè qualcosa che non si vede praticamente mai. Ma che partita oggi del Pocio, dici un po' la tua, ti saresti aspettato questo risultato? Quali sono state le tue vibes dal campo? Ero convinto, come ti ho detto all'inizio partita, che la vincevamo, la portavamo a casa. Sono contento per i ragazzi, per il pubblico assurdo, e dovevamo vincere e c'era solo un risultato e l'abbiamo portata a casa. Siamo stati bravi, adesso ovviamente mercoledì vediamo cosa succederà e festeggeremo, se tutto va bene, sto campionato. Eh sì, perché ricordiamolo, con la vittoria di oggi c'è proprio il sorpasso di un punto, 53-52, un campionato al Cardio Palma. Tra l'altro era anche la tua ex squadra il Pernumia, lo diciamo per chi non lo sapesse, quindi una partita ancora più sentita per il Pocio. Sentita, sì, convinto di portarla a casa, ti ripeto, contentissimo. Eh sì, come dicevi tu Pocio, adesso manca il Petrarca, che è lo step finale. Non bisogna cadere nell'errore di sottovalutare una partita difficile. E poi raccontaci anche un po' della stagione in generale. È stata dura, ci siamo impegnati tutti, siamo cresciuti. Io ho tanti anni che gioco calcio a 5, ma quest'anno veramente c'è un gruppo pazzesco. Potevamo solo perderla noi e l'abbiamo portato a casa. Adesso contro il Petrarca speriamo di tenere testa, non sbagliare nulla, perché potrebbe essere anche che il Petrarca viene giù con qualche giocatore magari importante e là è più dura. Non abbiamo vinto nulla neanche ancora, però dai. Ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.